Salve signori e ben ritrovati sul canale con una nuova e incredibile lista GOAT. Sono venuto a sapere da fonti certe, vale a dire me stesso, che non vedevate l'ora di vedere un'altra lista servitore del teschio da questo canale. E vabbè, visto il nome del canale suddetto, mi sembra anche giusto, perciò ho deciso di portarvene una terza. Stavolta abbiamo messo il servitore del teschio da DB1 in copertina, tra l'altro, il raro esemplare da DB1. Comunque, per la lista di oggi, che è una versione stallosa del servitore del teschio, dato che vi ho già portato la lista zombie mista con anche servitore del teschio, poi la lista caos con i servitori del teschio, che lì in realtà facevano quasi più da supporto che altro. Qui invece sono abbastanza protagonisti perché le condizioni di vittoria sono il re dei servitori del teschio sicuramente e vabbè un'altra carta che l'ho dovuta mettere se no il re non bastava come condizione di vittoria. Lo sapete che cerco sempre di fare i mazzi abbastanza riganciati anche se sono dei for fun, quindi mi è toccato farlo in maniera un po' leggermente seria, purtroppo. Comunque l'obiettivo del mazzo principalmente è stallare, chi l'avrebbe mai detto, riempirsi il cimitero ovviamente di scheletroni il più velocemente possibile per poi calare il re dei servitori del teschio e attaccare con i suoi 3, 4 o 5.000 punti d'attacco possibilmente. E poi vabbè c'è l'altra condizione di vittoria che vedremo a breve. Intanto andiamo a cominciare. Fermo restando che a me i mazzi stallosi non piacciono, però la strategia qui globale diciamo che ci può stare e poi vabbè il fatto che ci siano i servitori del teschio rendono il tutto più divertente. Vabbè, chi l'avrebbe mai detto, giochiamo tre servitori del teschio, purtroppo di più non se ne possono giocare, quindi tre, e ovviamente i tre re dei servitori del teschio, di modo che possano arrivare anche a 5.000 punti di attacco, il loro massimo. Proseguiamo con il 3x del Deslakoda. Questo è uno di quei mostri flip-flop lì, insomma, che si coprono da soli e quando si scoprono hanno un effetto. Vabbè, quando vengono evocati tramite evocazione scoperta, per essere precisi. Comunque, nel suo caso, quando viene evocato scoperta, pescate una carta dal mazzo. È uno zombie e anche questa è una cosa vantaggiosa perché lo possiamo rievocare di libro della vita che giochiamo. E niente, diciamo che l'obiettivo del mazzo praticamente è stallare e stare fermi così per un sacco di turni a fare così, a pescare due carte a turno, quindi capite già perché non è che mi piacciono molto questi mazzi, però la strategia del mazzo è questa qui. Io ho già portato due liste decisamente molto meglio con i servitori del teschio che pensano ad attaccare e basta, quindi vabbè, dai, ci stava anche una versione stallosa. Zombie e stallo. Vi dicono niente queste due cose? Sì, bene, e allora due per di spirito mietitore, così l'avversario avrà ancora grattacapi per potervi riuscire ad attaccare. Inoltre, quando capita, potremmo anche noi attaccare per togliergli una carta dalla mano. Giochiamo Serpente Sinistro perché, comunque, vista la quantità di carte che giochiamo che ci fanno scartare carte dalla mano, la Serpe Sinistra va sempre bene. Giochiamo poi entrambe le giare che ci servono per chiaramente velocizzare la nostra strategia, riempire il cimitero di scheletroni e vabbè, andarci a prendere i Deslakoda o altri scheletri o altri mostri, insomma, che ci servono. Oltre ovviamente a spaccare tutto il terreno, che è sempre una cosa buona. Monocopia di Sangan, che ci va a prendere tutto, tranne l'ultimo mostro dopo di Sangan, e i re dei servitori del teschio, perché ricordiamolo, il loro attacco è punto di domanda. L'ultimo mostro per l'appunto c'è Serpente Sinistro, ci sono i servitori del teschio, ovvero materiale da scartaggio continuo. Quindi che facciamo? Non lo giochiamo il virus infetta tribù? Sì, lo giochiamo il virus infetta tribù. E i mostri sono finiti perché tanto è un mazzo stalloso, non è che abbia bisogno più di tanto di chissà che mostri. Quindi passiamo alle magie con un 3x del libro della vita. Utilissimo per rievocarci o il re dei servitori del teschio che magari abbiamo scartato a inizio partita che non ci serviva a nulla, ma adesso abbiamo due o tre servitori o re dei servitori al cimitero oltre a lui, perciò possiamo rievocarlo che è abbastanza grosso. Oppure ci rievochiamo Spirito Mietitore che è stato scartato o distrutto per fermare per un po' l'avversario o almeno provarci. E anche eventualmente per rievocare un Deslakoda nel caso siamo sicuri che l'avversario non riesca ad attaccare, insomma, se abbiamo le varie solite magie trappole che stallano, per poterlo poi coprire e dopo ogni turno riusare ogni volta il suo bellissimo effetto da pro. Comunque, sia per sfanculare Nobiluomo, che ovviamente puntualmente andrà a colpire il Deslakoda coperto o leggiare, o lo Spirito Mietitore,
e anche per evitare che il re dei servitori del teschio con 2 milioni di attacco muoia di una Sakuretsu, giochiamo anche un paio del mio corpo come scudo. Carta sempre molto buona perché gli spacchini nel GOT ce ne sono parecchi per quel che riguarda i mostri, perciò meglio avercela. Ma adesso udite, udite, sta per arrivare una carta. E che carta? Questa è la carta che al momento giusto vi farà vincere con questo mazzo. Il suo nome è Armatura Camuffamento Ottico. Questo speziatissimo equipaggiamento può essere assegnato soltanto a un mostro di livello 1, però quel mostro potrà attaccare direttamente i life points dell'avversario. Questo sta a significare che ovviamente Re dei Servitori del Teschio è un livello 1. Se dovesse essere anche un 2, 3, 4, 5.000, non ce ne frega nulla perché con questa potrà attaccare direttamente l'avversario. Ovviamente è proprio a quel punto che l'avversario sicuramente tirerà fuori i suoi forza riflessa, Sakuretsu, insomma, le sue robe per annullare l'attacco e distruggere il mostro. Ed è in quel caso che il mio corpo come scudo ci sarà parecchio utile. Ah, ne giochiamo due perché non è fondamentalissima, ma è abbastanza importante come carta. Dato che non giochiamo Mago della Fede, andarla a giocare in monocopia non era un'ottima idea proprio, anche se si può comunque fare. Ovviamente, nel caso ce l'abbiate a inizio partita, scartatela, a meno che non abbiate altro da scartare, chiaramente. Comunque, se Armatura Camuffamento Ottico più o meno è una delle due condizioni di vittoria del mazzo, vabbè, il re lo sarebbe, però facciamo che lo è anche l'armatura. L'altra condizione di vittoria, nonché carta che si attirerà a tutti i tifoni breaker del mondo è il cannone onde soniche in 2x. Il cannone vi aiuterà a ridurre le life points dell'avversario velocemente, anche di 2-3.000 in un colpo, così è ottimo perché a quel punto Re dei Servitori del Teschio dovrà fare molti meno attacchi per riuscire a vincere. Anche perché, come avrete capito, per il resto il mazzo non intacca i life points dell'avversario, quindi a meno che non si faccia 2 di meno e quindi se li intacchi da solo. Perciò, se già parte con 5.000 o 4.000 life points grazie ai cannoni, il lavoro è già un po' facilitato. Comunque, male che vada, come già detto, può prendersi lui Tifone, Breaker o vabbè, anche Tempesta Potente in caso, al posto dei nostri vari mezzi per stallare, tra cui il 2x di livello limite area B e ovviamente più avanti anche il legame gravitazionale, lo vediamo quando ci sono le trappole. Intanto proseguiamo con le magie in monocopia, giochiamo anche il Distruggicarte, che ovviamente stesso motivo della giara trasformante, e poi Fulmine Boltex, tanto scartare una carta in un mazzo del genere non ce ne frega nulla, invece pulire il campo dell'avversario può essere sempre una cosa utile. Mentre il reparto Staple è molto più desolato del solito. Ah, finalmente. È il bello dei mazzi stallosi questo. Giochiamo soltanto Tifone Spaziale Mistico perché Tempesta Potente, cosa ve lo dico a fare? Sarebbe controproducente a dir poco. Sepoltura e Strapapossesso non ci servirebbero quasi a nulla perché Sepoltura, tanto abbiamo Libro della Vita che è meglio e giochiamo praticamente solo zombie, quindi Strapossesso non è mai male, ma fondamentalmente in un mazzo stalloso come questo serve veramente a molto meno del solito. E dato che giochiamo già 44 carte, mi ero dimenticato di dirvelo, però contate che pescando molto spesso due carte a turno con Death la coda, le 44 carte non si vanno a sentire più di tanto. Comunque, non lo giochiamo Strapossesso anche per quello, per non giocare 50.000 carte, insomma. Comunque, invece, la Trinità c'è di tutti e tre. Due di meno si potrebbe anche non giocare, però vabbè, tra 43 e 44 carte, tanto vale giocarla, dai. Poi, passando alle trappole, ovviamente tutta la nostra roba va difesa e vanno annullate le giocate più stronze dell'avversario, perciò 3x del giudizio solenne. Senza dubbio. 2x invece per il legame gravitazionale, e beh, anche per forza perché semilimitato esattamente come livello limite area B. 2x poi per frattura Reijeki, che è l'altra maniera per scartare carte dalla mano e distruggiamo carte sul terreno dell'avversario, quindi ottima cosa direi. E un'altra carta ancora che ci fa scartare e ci protegge le magie trappole dalle magie che distruggono le nostre magie trappole è il giudizio di Anubi. Non è fondamentalissimo, ma in mazzi del genere mi piace sempre giocarlo perché tanto scartare una carta non è un problema. Tifone Tempesta, così ce le annulliamo senza dover pagare metà dei life points, che è un po' meglio come cosa. E inoltre, se c'è un mostro scoperto sul terreno dell'avversario, lo distruggiamo e gli facciamo anche danno da Barn, insomma, ai suoi life points. Ah beh, in effetti c'è una maniera per intaccare i life points dell'avversario oltre a cannone e re dei servitori del teschio. Me l'ero dimenticato. E prima delle due staple finali trappole, che probabilmente già avete previsto,
Giochiamo, udite, udite, questa fa ridere veramente, monocopia di desideri solenni. Questa è una trappola continua che vi fa guadagnare 500 life points ogni volta che pescate carte, compreso quando le pescate all'inizio del vostro turno. Quindi significa che guadagnate 500 life points ogni turno, a meno che l'avversario non vi faccia sigillo del tempo. O l'effetto di Fenrir. Ovviamente guadagnerete anche quando pescherete di anfore carità, però guadagnate solo 500, non è che guadagnate 500 per ogni carta che pescate, sarebbe molto meglio chiaramente. Comunque, Desideri Solenni la giochiamo, vabbè, anche per ridere, però ha un suo senso perché giochiamo 3 Solenni e 2 il mio corpo come scudo, quindi life points tendono ad andare giù molto velocemente. Dato che il mazzo è stalloso e potenzialmente ci ritroveremo abbastanza spesso a pescare due carte per turno grazie ad Es la Coda. A quel punto possiamo guadagnarci 1000 life points a turno invece che 500 ed è ottima come cosa. Poi, guadagnare life points non è una cosa da meta, ovviamente, però non fa mai schifo, quindi ci sta. Questa è una carta che se dura in campo e la partita dura soprattutto, e con un mazzo del genere capiterà abbastanza spesso di arrivare oltre i 20 e anche 25-30 turni. Questa vi sarà parecchio utile. Per finire, le due staple che potevate abbastanza prevedere sono Anello della Distruzione e Forza Riflessa. Ah, anche Anello intacchi i life points dell'avversario. Ho proprio una memoria di merda. Vabbè, richiamo e quell'altra lì, torrenziale, non le giochiamo. Vabbè, richiamo per i soliti motivi di sepoltura, torrenziale no, perché insomma è un mazzo che di solito apparecchiamo abbastanza la tavola noi, quindi potrebbe esserci controproducente. Tanto di spacchini già ne abbiamo. Il mazzo, per i miei gusti, non è esattamente tutto sto divertimento da giocare. Diciamo che se devo giocare Servitore del Teschio uso le altre due liste, però se volete farlo in maniera diversa, ecco qui questa lista, se vi ispira. Chiaramente preparatevi la side per difendervi dai vari decreti reali, Wombato Death, eccetera, quindi anche dopo il secondo duello bisogna che magari togliate le trappole meno utili, soprattutto nel caso vi ritrovate davanti Decreto Reale o Jinzo, tipo ovviamente giudizio di Anubi, ma anche desideri solenni si può decidere, insomma, una volta finito il primo duello. A quel punto magari aggiungete qualche mostro, qualche magia, per esempio scambio creature in mazzi del genere è sempre molto ottima, quindi se volete potete mettere un paio di quelle. E poi per il resto, vabbè, ve la vedrete voi, insomma, non devo mica insegnare al culo come cagare. I due replay che vi vado a far vedere a fine video con questo mazzo saranno il primo contro un mazzo Chaos Control, contro il quale tra l'altro verso il 15° turno, credo, potevo vincere attaccando direttamente con Cyber Jara, però in quel momento ero deficiente e non ci ho pensato, l'ho messa coperta così in maniera automatica. Dopo però comunque si è riusciti a vincere nonostante tra l'altro gli fosse anche andata bene a lui con la Cyber Jara. Il secondo duello invece era contro un fan del canale che usava un mio vecchio mazzo, era il mazzo con le macchine che avevo chiamato Machine Chaos, quello con annullatore di magia, Jinzo e Best in Grange Antico, le tre grandi macchine annullatrici, insomma. E niente, se la stava cavando molto bene, anche se a un certo punto credo che abbia sbagliato con riduzione del costo, ha scartato il mostro che voleva evocare con riduzione del costo, quindi si è fregato da solo. Però per il resto il duello non era male, perciò eccovelo lì. Se la lista vi è piaciuta, come al solito, fatemelo pure sapere nei commenti se vi va. E a questo punto il mio compito è solo uno: invitarvi a iscrivervi spontaneamente al canale. Perché se così non fosse, vi mando a casa un re dei servitori del Teschio. Però nel cimitero, intanto, ci lascerò, oltre a tutti gli altri servitori re dei servitori del Teschio del mazzo, anche tutti gli altri servitori re dei servitori del Teschio che sapete che ho. Sì, quelli della minaccia nella scorsa lista servitore del Teschio, ve li ricordate, vero? E allora, quelli saranno tutti al cimitero, il re dei servitori del Teschio lo equipaggio con l'armatura camuffamento ottico e ve lo mando a casa. Così non lo vedete arrivare, vi entra in casa, mentre ve ne siete tutti belli tranquilli nel letto a sonnecchiare, vi arriva una sberla scheletrica forza 25.000 in faccia e a quel punto forse vi verrà in mente che era meglio iscrivervi al canale. Per la lista di oggi è tutto, vi lascio ai replay e vi do appuntamento ai prossimi video del canale. Saluti molto distinti.